viaggio alla scoperta del senso più recondito dell'esistenza umana, un momento sospeso tra amore, dolore, vita e morte. Cari amici di Tele Molise, di Viaggi Molise, bentornati in nostra compagnia. La puntata di oggi fa tappa a Ferrazzano per la presentazione del romanzo della scrittrice molisana Sabrina Izzi, Dentro l'inferno. Per scoprirne di più, rimanete con noi. Sabrina Izzi, Dentro l'inferno, che romanzo è? Allora, è un romanzo che si può definire uno psicothriller d'amore, nel senso che è la storia di uno psichiatra scrittore che si trasferisce in una casa del Connecticut per trovare ispirazione, perduta a causa della separazione recentissima dalla sua seconda moglie. Incontra una giornalista che lo deve intervistare per scoprire chi si nasconde dietro il suo pseudonimo, quello col quale appunto lui firma i suoi romanzi, e da lì si scatena l'inferno, nel senso che questa persona si ritroverà ad innamorarsi di lui, ma a vivere questo amore facendo un percorso tortuoso, un cammino pieno di crepacci che si aprono continuamente sotto i piedi. Non voglio spoilerare troppo. Si racconta la fugacità della vita? I risvolti dell'esistenza umana? Allora, in realtà è un libro che porta a porsi tanti quesiti sull'essere o non essere se stessi nella vita, perché questo personaggio è affetto da un gravissimo disturbo di personalità multipla, un grave disturbo dissociativo dell'identità, per cui nella sua mente vivono sei persone diverse, sei persone che gli rubano praticamente tutta la vita e tutto il tempo, fino a fargli perdere completamente la coscienza di sé. Quindi ci si pone questi quesiti, ci si chiede se veramente nella vita si è mai se stessi e soprattutto se si è o se non si è. I suoi occhi avevano un piede nostalgico, come se stesse pensando a un'altrove lontana. Allora, mi vuoi dire perché sei scappato via così l'altra sera? Asher cercò di celare lo stupore dipinto sul suo volto impallidito per la frase appena pronunciata da Jane. Di qualunque cosa si trattasse, l'amnesia gli aveva di nuovo sottratto del tempo. Ascoltami, Jane, sarò onesto con te, disse con lo sguardo impaurito di un cucciolo in piedi. Sto attraversando un periodo molto particolare della mia vita. Sono in cura da uno psicanalista per un problema con il quale non vivo più o meno da tutta la vita. Per questo motivo ci sono tanti buchi neri nella mia mente. Non ricordo di esserci visti dopo il Wood prima di questa sera. Lo sguardo di Jane si fece preoccupare. Vuoi dire che hai problemi di memoria? Sì, rispose lui mordendosi il labbro superiore. È un problema che è iniziato più o meno quando avevo 10 anni. A lungo non si era più ripresentato. Sai, ho deciso di diventare uno psichiatra proprio perché volevo conoscere in profondità la mia mente. C'è dunque un sostrato shakespeariano in tutto questo, con una visione nichilista? No, non direi nichilista, perché alla fine penso che il filo conduttore sia comunque la speranza in questo libro. Quindi si ha questa credenza forte, ferma, nella speranza del lieto fine, che purtroppo non arriverà, ma comunque diciamo che la speranza è un po' il filo conduttore di tutto il libro, di tutto il romanzo. È un viaggio tra sentimenti, valori, emozioni e gli aspetti anche labili dell'essere umano. È un viaggio tra, sì, amori, passioni, l'essere umano in genere con tutte le sue fattezze, quindi carne, sangue, mente ed emozione. È un viaggio soprattutto nella psiche di questo protagonista, che io racconto attraverso i colloqui con il suo psichiatra, quindi entriamo proprio dentro la mente labile del protagonista. C'è un'essenza anche decadente? Forse sì, forse sì, però non amo definire così questo mio libro, perché appunto, ripeto, io ho più una visione positiva comunque, no? Della vita, anche se poi la realtà non è sempre un arrampicarsi di rose e di viole sul dorso della terra, ma comunque c'è una mia visione ottimistica, perché appunto trionfa alla fine l'amore anche dopo la morte. Criptica, tutta da scoprire appunto in questo nuovo romanzo. Lei è al sesto romanzo, sì. Ma cosa si ispira quando scrive? In realtà non è mai la stessa cosa di ispirarmi, nel senso che può succedere che magari io mi ritrovi in un contesto particolare, posso sentire un profumo, vedere un colore particolare del cielo, e questa cosa mi può far nascere in mente una sola frase da cui poi io partorisco un libro intero. Questo romanzo com'è? Questo romanzo è per me bellissimo, forse
forse il più bello che ho scritto, ma ovviamente io sono parziale in questo. È un romanzo molto forte e è stato definito anche da altri il romanzo della maturità per me, ma io stessa devo dire che rileggendomi mi sono sorpresa per quanto io abbia trovato il mio stile narrativo completamente diverso rispetto alle mie altre precedenti creazioni. Penso è il libro più bello che ho scritto. La Sabrina Izzi del primo libro rispetto a quella del sesto, com'è cresciuta? Quanto è cresciuta? La Sabrina Izzi del primo libro è una Sabrina bambina. Sabrina di una scrittura bambina, giovane, che io guardo oggi con tenerezza. La Sabrina di Dentro l'Inferno è una Sabrina che sicuramente è entrata nel mondo della scrittura adulta, quindi diciamo che ha abbandonato anche un po' quelle svenevolezze romantiche che segnavano invece i precedenti romanzi per entrare invece in quella che è una narrativa più complessa, con un climax più incalzante, più forte, con dinamiche e trame più asciutte a favore della riflessione. Il momento che ti sta più a cuore di questo romanzo? Il momento che mi sta più a cuore è forse quando ho dovuto mettere il punto finale, perché è un momento in cui ho sofferto tanto il distacco, l'abbandono, come se non volessi separarmi da questa mia creatura perché non sarebbe più stata mia, non mia soltanto, ma del pubblico. Quindi un po' come quando un figlio va per la prima volta a scuola, no? E un genitore si sente magari un attimino in sospeso, e quindi forse questo è il momento che mi sta più a cuore. Ha già immaginato il futuro dei due protagonisti? Allora, ho già immaginato il futuro dei miei protagonisti nel prossimo libro, che comincerò a scrivere, spero, in autunno, perché l'autunno, come abbiamo detto anche prima durante la presentazione, è la mia stagione, è la stagione florida in cui io riesco a trovare tutta la concentrazione necessaria per dedicarmi alla scrittura. Closing your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. Roberta Mainella, Dentro l'Inferno, che romanzo è? Dunque, Dentro l'Inferno è un romanzo che racconta una storia d'amore atipica, anomala, quella che non ti aspetti, la storia d'amore che non è quella che tutti immaginiamo, quella rose e fiori, quella che ti salva, quella che ti allieta. È una storia d'amore molto travagliata che pone l'accento sulla necessità di lottare per la persona che abbiamo accanto, superando tutte quelle che sono le difficoltà. È una storia che racconta l'amore reale, l'amore di tutti i giorni, l'amore che attraversa alti e bassi. È un viaggio alla scoperta del senso più recondito dell'esistenza umana? Sì, assolutamente sì, perché molto spesso delle sensazioni, delle emozioni restano nascoste nell'animo personale, quindi si fa fatica ad estrapolarle dal proprio io. Leggendo questo libro invece si entra in contatto con i personaggi, con l'autrice, con la scrittrice, e molte di quelle situazioni si vengono assorbite, tanto da sembrare essere cucite su se stessi, quindi si dà voce a molte delle emozioni che molto spesso non riusciamo ad esternare. Cari amici, grazie per averci fatto compagnia, vi ricordo che ci potete rivedere sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 invece per chi ci segue da Roma Capitale, e poi sul nostro sito www.telemolise.com. Da Ferrazzano vi saluto e vi aspetto una prossima puntata con noi.